però noi vogliamo andare per Dio. Sì, ecco, la cosa che volevo dirvi è una... sì, noi usiamo l'uso, per esempio, dell'equazione di Richards in uno di coefficienti costanti può sembrare, come ve l'ho presentato io, una soluzione di estrema semplificazione del problema. In verità, però, se noi guardiamo la letteratura idrologica, in letteratura idrologica esistono delle soluzioni di equazioni che magari non sono neanche quella di Richards, che sono comunque ottenute in condizioni simili a quella in cui io ho ottenuto ho ottenuto l'equazione di Richards, per esempio un suolo con parametri costanti e non variabili nello spazio e nel tempo in funzione oppure elementi che semplificano il processo di infiltrazione, nel processo di infiltrazione il contenuto d'acqua si tende a muoversi per ragioni che andrebbero anche spiegate secondo, con un fronte di avanzamento che in qualche modo visualmente anche si vede, perché se voi invidite un volume di acqua, un volume di suolo con dell'acqua, vedete per esempio che il suolo cambia di colore, c'è un limite netto, o almeno distinto all'occhio, tra la parte in cui il suolo è umido e la parte in cui il suolo è secco. Questo significa che c'è un fronte di avanzamento dell'umidità che in qualche modo è distinguibile. Allora, per esempio, si possono fare delle approssimazioni delle equazioni di Richards, che in realtà sono state provate prima di Richards, che si chiamano soluzioni Grignard, che ancora sono usate per l'avanzamento di questo fronte. Ma in realtà si possono, potrebbe usare nelle stesse condizioni, sotto le stesse ipotesi, appunto la soluzione dell'equazione di Richards, che da un certo punto di vista a me pare più giustificata delle altre. Ci sono poi tutta una serie anche di problemi di metodi, diciamo, empirici di soluzione dell'equazione di infiltrazione che non dicono niente di più dell'equazione 1D che io vi ho mostrato prima. Eppure nella pratica degli ingegneri in particolare, ma un po' di tutti che si occupano di infiltrazione, quando questo ha un carattere prevalentemente unidimensionale, pensare alla soluzione dell'equazione di Richards con coefficienti costanti gli viene dopo altri metodi che sono stati ottenuti 100 anni fa e secondo me non è molto giustificato. Era questa la chiusura, diciamo, del ragionamento di prima. La soluzione idrostatica che vi ho mostrato prima era quella che vedete scritta in alto. E un esame che possiamo fare rispetto sempre all'equazione iniziale è quello di dire, ma per esempio la conducibilità idraulica che noi abbiamo assunto costante nel profilo verticale è realmente costante oppure non è così costante? Beh, la conducibilità idraulica, supponiamo che sia una K0 in superficie. Se il profilo verticale è idrostatico, quindi ha questo tipo di soluzione, il valore della K che io ho ad una certa sulla superficie è che cosa? Al posto di Z metto 0 e qui mi sostituisco, è il K di quale pressione? Di meno di coseno di teta al quadrato, quindi questa parentesi qua va qua. Quindi lo so in qualche modo determinare. Beh, K di meno D, supponiamo di essere su un terreno orizzontale, quindi il coseno quadrato di teta è uguale a 1. Il K di meno D che cos'è? Abbiamo detto per esempio la falda potrebbe essere a 2 metri. Se stiamo misurando tutto in metri, potrebbe essere il K di meno di psi uguale a meno 2. Qua mi rendo conto che sto entrando ed uscendo da
dalla modalità in cui sì è positivo, sì è negativo, ma non per, cioè lo uso come suzione, come pressione, prima o poi dovrò, ma qui sto usando psi positivo, significa che siamo dentro la falda, psi negativo, siamo sopra la falda. In questo caso, sulla, sopra la falda abbiamo meno 2 metri, K di meno 2 metri. Allora, come fate a vedere dov'è il K di meno 2 metri? Beh, andate a vedere una di quelle curve che vi danno la conducibilità idraulica in funzione, per esempio della tessitura dei suoli, e vedete che cos'è il K a meno 2 metri. K a meno 2 metri, per esempio, è questo qua. Non ci giuro che sia a meno 2 metri, però potrebbe essere qui. Il K è molto più basso che il K sulla falda, che è qui. Quindi, sì, abbiamo applicato nell'ora precedente l'approssimazione, e all'inizio di quest'ora vi ho fatto tutto un panegirico del fatto che voi, piuttosto di usare altre cose, potreste usare i coefficienti costanti, la soluzione dell'equazione di Richards a coefficienti costanti. Qui però vi faccio vedere che, per esempio, la conducibilità idraulica, adesso qui non leggo i numeri, però è alcuni ordini di grandezza diversa, varia di ordini di grandezza dalla superficie dove sono al punto a 2 metri in cui ho la falda, e quindi pone anche in dubbio il fatto che io posso usare coefficienti costanti. Qui in realtà non faccio un'operazione un po' diversa, nel senso che plotto sotto anche con le stesse unità di misura anche la curva di ritenzione idrica. Faccio vedere che magari probabilmente qui in realtà non è 2 metri, è molto meno di 2 metri. Sono in condizioni praticamente di saturazione dal punto di vista della curva di ritenzione idrica, ma già la conducibilità idraulica è molto bassa. Allora capite che la fenomenologia corretta, tridimensionale, non lineare del mio sistema è molto più complicata di quella del, a coefficienti costanti che vi ho voluto vendere nella soluzione nell'ora precedente. Però vi ricordo quello che vi ho detto all'inizio, cioè la soluzione a coefficienti costanti che vi ho venduto prima è quella che c'è in tantissimi casi. E per esempio io in un altro corso di costruzioni idrauliche in cui sto facendo calcolare una parte di infiltrazioni, uso un metodo che usa esattamente quelle ipotesi lì, e che è dentro un programma che si chiama SWOM, che è un programma di calcolo, in questo caso di calcolo dell'onda di piena, in questo caso, ma che ha dentro il processo di infiltrazione, ma che è usato da migliaia di idrologi. Se vogliamo, siamo al limite dell'applicabilità. Esistono, diciamo, il mondo delle soluzioni dell'equazione di Richards in prima del 1991 e dopo il 1990. Perché nel 1991 Mike Sia, un analista di merito dell'MIT, ha trovato un modo per risolvere facilmente l'equazione di Richards senza produrre errori. E adesso, in questo momento, esistono vari solutori dell'equazione di Richards tridimensionale che sono efficaci, danno i risultati giusti e così via. Esistono al mondo almeno, non esistono tanti, ma diciamo di famosi ne esistono almeno una decina di codici. Uno di questi è questo qua, si chiama Geotop, che abbiamo sviluppato noi. Allora, per vedere che cosa succede, in 3D cerchiamo un caso semplice. Se noi andiamo su un versante fuori lì, ci dobbiamo mettere l'erba sopra, ci dobbiamo mettere le piante, dobbiamo mettere un sacco di cose che non sappiamo bene come trattare. Queste sarebbero altre complicazioni rispetto a quelle che vi ho illustrato prima.
Qui però è un altro versante, bare soil, niente erba, suolo nudo, e un versante a libro, open book, artificiale, un versante open book. Quale condizione iniziale pensiamo di mettere? Beh, possiamo pensare di mettere una condizione, cioè qui vedete sliding surface, perché in realtà queste considerazioni le abbiamo fatte nell'ambito di un articolo in cui andavamo a discutere di quanto un versante comincia a scivolare, sì, quando si innesca. Però i concetti sono esattamente uguali. Qui abbiamo supposto che ci fosse la falda ad una certa profondità e che poi e che questa parte quindi fosse in satura, questa parte satura. Questa è la condizione iniziale. Sulla verticale, come condizione iniziale, abbiamo assunto un profilo idrostatico sopra la falda. Secondo, quella di escavitazione in vari livelli, layer, che vedete a destra. Abbiamo fatto andare il modello partendo da quelle condizioni iniziali per un certo tempo. Noi non arriveremo in questo corso a continuare quel modello lì perché è un po' complicato da girare. Però sarebbe anche bello. Cosa succede? All'inizio, vedete qui i colori. Questo rappresenta la psi, prima negativa e poi positiva. All'inizio la condizione iniziale è che la psi è costante su tutto il versante. Tornando indietro di una slide, qui le psi sono uguali dappertutto, naturalmente rispetto al livello relativo del fondo, non rispetto alla variabile assoluta. Se io non sto calcolando il carico idraulico complessivo Z più psi, sto solo calcolando psi. Psi è costante su tutto il versante. Dopo 10 ore che piove, una pioggia, cioè una condizione, qui ho psi sulla superficie è meno 6 metri, ok? Quindi una condizione in cui il versante è molto secco. Piove poco, low. Dopo 10 ore la pressione si è mossa un po', è aumentata, ma praticamente rimane costante su tutto il versante. Cosa vuol dire che rimane costante su tutto il versante? Vuol dire che se io sono un marziano e mi paracaduto su quel versante e misuro la pressione in due punti, diciamo, uno a monte e uno a valle di me, non so stabilire niente, per me tutti i punti sono uguali, non so, cioè non c'è niente che rompa la simmetria del versante. Cioè, qui conta solo l'infiltrazione verticale che è uniforme su tutto il versante. C'è in effetti un po' di effetto nella posizione 0, che è la posizione vicino allo spartiacque, perché c'è ma parte questa condizione iniziale che qui potrebbe essere stato anche un errore numerico, per dire la verità. Non c'è nulla. A 15 ore ancora si è innalzata la pressione su tutto il versante, ma tutti i punti sono uguali. Da allora a 25 in poi vediamo che succede qualcosa sulla parte destra. Cosa succede sulla parte destra? Beh, comincia ad esserci più pressione alla chiusura dove il libro si chiude, qui. Poi questa simmetria si rompe sempre di più e vedo che la mia pressione aumenta andando da monte verso valle. Quando la pressione aumenta andando da monte verso valle, lo posso in realtà interpretare come il fatto che non è più sta avvenendo il moto laterale che mi trasporta l'acqua e quindi mi innalza la falda da monte verso valle. Mi innalza la falda da monte verso valle. Questo
ha anche degli effetti sul contenuto d'acqua del suolo nella parte insacula, che aumenta da monte verso valle. In realtà l'effetto vero proprio molto grande all'inizio è un effetto, chiamiamolo così, di condizione del contorno, perché cosa succede? Qui c'è una certa pendenza, poi qui si incontra, diciamo, più che condizione del contorno, è una condizione della geometria del problema. Le due falde si incontrano, dove le sue due falde si incontrano, c'è un'unica possibilità di moto in direzione, diciamo, verso di voi, con pendenza minore, quindi l'acqua va meno velocemente, tende ad accumularsi e quindi la falda si innalza. Quindi è legato, se vogliamo, a una condizione del contorno che viene, che se io mettessi la condizione del contorno per cui dreno l'acqua molto velocemente nella parte bassa del libro, non osserverei questa condizione, ma contemporaneamente osserverei però questa variazione di pressione lungo il versante. La condizione è accentuata, molto più accentuata, quando parto dalle stesse condizioni iniziali, però faccio piovere un po' più velocemente. Quello che succede, da prima ho un movimento in cui la falda si innalza tutta e la pressione si innalza tutte uguali, poi in un secondo tempo si innesca per qualche motivo un moto laterale, per cui l'acqua si muove anche non solo nella direzione Z, ma anche nella direzione X o Y che vogliamo, come la vogliamo chiamare. Allora, questo quadro lo teniamo da... che otteniamo dalla simulazione tridimensionale, ci serve a capire che effettivamente noi nella prima fase del moto di infiltrazione potremmo pensare che l'infiltrazione avvenga sia solo un fenomeno verticale, cioè niente si muove lateralmente significa dal monte verso valle in questo caso, ma tutto si muove tra virgolette verticalmente. Dico tra virgolette verticalmente perché questa parola verticale ha innescato delle polemiche a non finire negli anni passati su come andava interpretato il moto dell'acqua, se muovendosi verticalmente si muoveva anche verso valle oppure no. Evidentemente si muoveva anche verso valle, e questo sull'interpretazione di alcuni esperimenti che erano stati fatti e così via, è stata una polemica lunghissima in letteratura. E quindi prima l'acqua si muove verticalmente lungo la Z, dopodiché comincia a muoversi anche lateralmente. Allora, nella prima fase del moto potrei pensare che l'equazione uno-dimensionale che ho scritto da sola spieghi quasi tutto quello che succede. E allora questo, tutto sommato, mi ringalluccisce un po', perché nonostante abbia detto che quasi tutto sbagliato, quello di prima, diciamo, posso usare magari non a coefficienti costanti ma con coefficienti variabili, però nella prima fase dell'integrazione posso usare anche solo il Richards 1D. Nella seconda fase no, però, perché ho il movimento della falda che si innesca e porta l'acqua da monte verso valle. Però il fenomeno è di natura, se vogliamo, diversa. Volendo cercare di capire che cosa succede, posso dipingere questi due grafici. Rappresenta l'andamento della conducibilità idraulica con la profondità, non ho fatto altro che lo stesso carico di prima, e come vedete nella condizione iniziale la conducibilità idraulica è più o meno, non è che sia uguale dappertutto, ma nella condizione iniziale è tutto abbastanza secco e la conducibilità idraulica è comunque bassissima. Dopo un certo numero di ore, quello che succede è che sul fondo del mio libro, dove ho messo la condizione di niente flusso, si comincia a formare una falda, la conducibilità idraulica aumenta incredibilmente e quindi si innesca anche un moto laterale sul fondo, che si può vedere anche qua, perché vediamo che la variazione di conducibilità idraulica, diciamo, dal fondo alla superficie
in queste condizioni qua è di tre ordini di grandezza, cioè l'acqua va mille volte più veloce lateralmente qua di quanto vada in superficie verticalmente. E tutto questo andrebbe compreso. Questo è ovvio che qui abbiamo scelto anche un tipo di suolo per cui questo effetto era particolarmente accentuato. Altri tipi di suolo non hanno questo particolare effetto accentuato nella produzione di un moto separato verticale e laterale. Per esempio le argille tendono a non avercelo, ma nelle argille l'acqua si muove poco comunque. Questo è un suolo sabbioso limoso in cui questa cosa è particolarmente evidente. Le scale temporali, prima vi avevo parlato di che tutto era dato in funzione di una scala temporale, che è questa scala temporale che prima avevo chiamato T con D e avevo chiamato Z quadro diviso di 0, è questa. Si può mostrare che il fenomeno di infiltrazione si può separare verticale, si può separare dal movimento laterale quando il tempo scala dell'infiltrazione verticale, che è questo, è molto più piccolo del tempo scala del movimento laterale, che è legato da che è legato sempre a questo coefficiente, però dove L quadro è la lunghezza del versante. Il versante è profondo, so, 2 metri, 3 metri il suolo, il versante è lungo 200 metri. Quindi questo L grande qua è molto più grande di questo H grande qua. Però viceversa è anche vero che il D, non posso usare lo stesso D per il tempo scala del moto verticale e il tempo scala del moto laterale. Perché nel moto laterale, come ho mostrato nelle slide precedenti, la velocità, la conducibilità idraulica è molto più elevata, perché sopra il versante è in saturo, in prossimità della falda è saturo, e la conducibilità idraulica, cioè la velocità per unità di carico, è 10.000 volte più grande, quindi il versante sarà anche 10 o 100 volte più grande dello spessore del suolo, però la velocità con cui l'acqua si muove lateralmente quando c'è una falda è molto più grande. Quindi i tempi scala, dopo le prime ore, quindi nelle prime ore i tempi scala del moto laterale e del moto verticale sono molto diversi tra di loro, ma dopo, ad un certo momento, quando si forma una falda, i tempi scala tendono a diventare uguali e quindi dobbiamo considerare sia il moto verticale che sia il moto laterale e non solo il moto verticale. L'equazione 1D non spiega più quello che succede a livello di versante. Questo anche esprime tutto in funzione della diffusività. L'equazione dipende da questa diffusività. In realtà l'inverso della diffusività qui va di quando la psi tende a zero, l'inverso della diffusività tende ad essere zero. Quindi nell'interpretazione che io detti all'inizio, in cui dicevo la diffusività è legata alla celerità con cui si propaga l'onda di pressione, nel momento in cui si genera una falda la pressione tende a trasmettersi molto velocemente all'interno del sistema, più velocemente ovviamente di quanto si muove l'acqua. Tutti questi sono fenomeni che la gente, alcuni dicono di aver visto, ci sono scritti nell'equazione, la maggior parte degli idrologi ignora e alcuni però dicono di aver visto nei versanti e spiegano anche alcune modalità di funzionamento dei versanti. Come vedete qui, tra la condizione iniziale e la condizione che si vede in generale, le differenze di diffusività sono enormi.
e delle condizioni, cioè, o meglio, la linea blu è sulla superficie, la linea rossa sulla falda, e questo è quello che succede dopo un po', cioè la linea rossa in prossimità del fondo e la linea blu sempre in prossimità della superficie. La sintesi è: possiamo o non possiamo usare l'equazione di Richards unidimensionale per descrivere i nostri fenomeni di infiltrazione? Beh, sicuramente se usiamo l'equazione di Richards con i coefficienti non costanti nella prima parte del fenomeno e per molte ore durante un fenomeno di infiltrazione, possiamo usare se partiamo da un suolo secco, possiamo usare questa approssimazione, il moto è prevalentemente verticale. Dopo un po' comunque si innesca un moto laterale e in questo caso devo usare l'intera equazione per descrivere il moto, non c'è verso, oppure devo attaccarci un'altra equazione per descrivere il moto laterale, che si può anche fare. In questo caso introduco delle altre equazioni che si chiamano equazioni di Businesky, che descrivono il moto laterale unitamente alle equazioni di infiltrazione, e si può fare, anche questo esiste in letteratura ed è fatto. La spiegazione però completa di tutto il fenomeno avviene attraverso l'analisi tridimensionale.